tempo in corsa. Ecco, dimmi tu un'alimentazione tipo per una corsa di 180-200 km che può assomigliarsi ad una gran fondo. Esatto. Dimmi la tua. E ti parlo in estate, no? Cioè, sì. Quando... Dipende, poi posso farlo anch'io, di solito lo faccio faccio due diverse. Se è tanto presto al mattino, perché cosa succede? Che a volte magari anche le strutture di gran fondo non partono, riesci, presto al mattino, quindi la cucina è chiusa. Esatto, è un po' complicato farsi cucinare la pasta alle 5 del mattino, è anche magari complicato mangiarla perché non hai appetito a quell'ora lì. Quindi magari senza diventare matto, o fare una tragedia, non c'è la pasta, come faccio? Oggi ci metterò 10 minuti in più. No, cioè anche se non c'è la pasta al mattino non succede niente. Basta che la mangi anche la sera, il giorno prima, che fai la tua scorta di carboidrati. Senza esagerare. Senza esagerare, chiaramente. E il tuo fisico quindi è a posto già dal giorno prima. Alla mattina puoi fare una colazione semplicissima, come ho detto prima, con un po' di cereali, latte, se lo digerisci, oppure lo yogurt, insomma, se non hai problemi di digestione, un po' di fette biscottate, marmellata, miele, un po' di biscotti. E lo puoi fare quello anche un'ora e mezzo, due ore prima della partenza, Sì, 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 sì. Sta venendo fame. Sì. E poi si e parte. Poi si parte, alle gran fondo si ha anche la fortuna che ci sono anche i posti di ristoro, quindi non... quelli... I primi non si fermano mai. Ecco. Lì si può trovare anche la banana. Che... Ti dico per me, perché adesso... Io mi quando fermo. Quando c'è un posto di ristoro o anche un bel ristorantino ogni tanto, ti mi butti. Fermo, io mi butto. No, ma... E i posti di ristoro c'è anche la frutta, vedo che... No, ma andiamo sul il tuo... Dunque, io mi porto delle, diciamo, 50 e 50. Metà, diciamo, posso portarmi due o tre barrette e due o tre paninetti con un po' di miele. Di solito a me piacciono molto i paninetti con del formaggio Philadelphia e del miele, oppure anche... Paninetti sono sono bocconcini. Bocconcini, sì. Chiaramente non ti puoi portare uno sfiloncino di pane, anche una perché baguette. È un po' complicato mangiartelo. Metti una bella baguette là fuori. Esatto. E quello, magari due pezzetti di banana, prendo una banana, la taglio a metà, anche perché è più importante sempre mangiare, magari ogni mezz'ora dare qualcosa, esatto, al tuo fisico, piuttosto che magari mangiare tanto e poi rimanere un'ora, un'ora e mezza senza mangiare. Sì, ogni 30, 40, mantenere sempre 45 minuti, sì, mangi qualcosa. Esatto, dare sempre quello stimolo glicemico al corpo, perché rimanga regolare, non abbia tanti sbalzi. Sì, che lo zucchero rimanga costante nel sangue. I livelli dello zucchero nel sangue rimangano costanti. Ripetiamo, l'abbiamo già detto tante volte, lo zucchero semplice fa male perché? Perché è come fare fuoco con la paglia. Esatto. Fai la fiammata e poi si spegne tutto. E poi si spegne subito. Se invece voi vi alimentate con prodotti tipo barrette, che sono fatte molto bene, con una composizione bilanciata, tipo panini, e cioè alla fine sono zuccheri complessi, perché anche il pane, essendo un carboidrato, è un zucchero complesso, entra piano piano in circolo e ti mantiene la glicemia costante. Ma puoi anche andare a mettere una borraccia di maltodestrine? Sì, ma anche da bere fanno bene. Poi io almeno nel finale adottavo gel zuccherini, esatto, che anche quelli sono fatti molto bene. Ecco, l'altro errore che non bisogna fare, vedo tante volte, ma vedo anche, o vedevo, anche in corsa, tanti professionisti che un'ora dopo la partenza o un'ora e mezza dopo la partenza tiravano fuori una busta di gel e se la mangiavano. Sbagliatissimo. Quello è l'errore più sbagliato, perché introduci nel corpo zuccheri che si ti danno... Troppo concentrati. Troppo concentrati, ti danno un picco anche di performance notevole, esatto, però che ti dura un quarto d'ora,
mezz'ora gel, al massimo. I gel vanno bene nell'ultima esatto. ora e mezzo, nelle ultime due. Al massimo, sì. Eventualmente, non so, sì. arrivi in cima una salita. 25 qua. Non hai il tempo di mangiare.